Wanda Walter e il mondo delle doppie V. C'era una volta, nella foresta incantata di Woodland, un piccolo gruppo di amici speciali. Wanda, una civetta molto saggia, e Walter, un wombat curioso. Un giorno, mentre esploravano un vecchio tronco cavo, trovarono un antico libro magico, coperto di polvere, con una grande lettera W incisa sulla copertina. «Che cosa sarà questo libro?» si chiese Wanda, curiosa. Walter lo aprì, con attenzione. E con grande sorpresa un vento leggero iniziò a soffiare. Una voce misteriosa sussurrò: «Per scoprire i segreti del mondo delle doppie V, dovete trovare tutte le parole che iniziano con la lettera W». Con grande entusiasmo, Wanda e Walter decisero di accettare la sfida e partire per un'avventura nel mondo delle doppie V, un luogo magico dove tutto iniziava con quella lettera. Mentre camminavano, incontrarono un maestoso wapiti, un cervo dalle corna imponenti. Il wapiti parlò: «Benvenuti nel mondo delle doppie V. Vi guiderò verso la grande cascata scintillante». Così Wanda e Walter seguirono il wapiti fino a una meravigliosa cascata che brillava sotto i raggi del sole. «Wow! Guarda che spettacolo!» esclamò Walter, affascinato dalla bellezza della cascata. Accanto a loro notarono un piccolo carretto pieno di angurie, pronte per essere trasportate in un villaggio vicino. Ma la loro avventura non era finita. Durante il loro viaggio, Wanda e Walter si fermarono in una casetta di legno, nascosta sotto i rami di un grande salice. Lì viveva una strega simpatica, chiamata Vilma. Vilma li accolse con un grande sorriso e disse: «Siete affamati? Ecco voi dei waffle caldi con miele». Mentre mangiavano i deliziosi waffle, Vilma raccontò loro del mago Waldo, che viveva nel cuore della foresta. «Waldo conosce tutte le parole che iniziano con la W», disse Vilma. «Se volete completare la vostra missione, dovrete incontrarlo». Dopo un lungo cammino, finalmente raggiunsero il mago Waldo, che li accolse con un grande sorriso. «Avete trovato molte parole che iniziano con la W, ma c'è una parola che ancora manca. È la più importante di tutte», disse Waldo con voce profonda. Wanda e Walter pensarono a lungo. Cosa poteva essere? Poi Walter ebbe un'idea. «Forse è una parola che ci unisce tutti». Wanda sorrise illuminata. «Ho capito! La parola è we! Noi!» Il mago Waldo annuì saggiamente. «Esatto! La parola più importante è we! Perché insieme possiamo affrontare qualsiasi avventura». Mentre il sole tramontava, Wanda e Walter tornarono a casa, sapendo che la loro amicizia e la parola «noi» rendevano tutto possibile. Da quel giorno continuarono a visitare il mondo delle doppie V, consapevoli che l'avventura è sempre più bella quando si è «noi».